Benvenuti ad Ecologica, il primo magazine TV che parla di ecologia e dello sviluppo sostenibile. In questo momento obbligatoriamente verde si determina la differenza tra l'ecologia come espediente commerciale e le nuove soluzioni sostenibili che diventeranno storia. In questa puntata, niente inquinamento per le poste europee, le lettere viaggiano in scooter elettrici. Nella nuova Europa eco-orientata anche la posta arriva senza inquinare. Molti paesi hanno scelto gli scooter della Oxygen, elettrici e funzionali. Oxygen è un'azienda internazionale, infatti noi abbiamo la nostra ricerca e sviluppo in Italia, abbiamo la produzione presso Peugeot in Francia, abbiamo il design in Olanda, abbiamo l'ufficio di public relations in Inghilterra e i nostri clienti sono un po' sparsi in tutta Europa, abbiamo praticamente quasi tutte le poste europee, poste irlandesi, le poste inglesi, le poste danesi, le poste del Belgio, le poste svizzere, abbiamo Domino's Pizza, abbiamo le poste austriache, un progetto, abbiamo praticamente co-sviluppato il nostro prodotto con i nostri clienti istituzionali e dopo 2 anni di co-sviluppo abbiamo iniziato la commercializzazione. Noi siamo un'azienda che è nata per essere un'azienda che si focalizza sui clienti istituzionali, quindi oltre allo co-sviluppo con i nostri clienti, e abbiamo anche un'alta customizzazione del prodotto, customizziamo all'assistenza, siamo in grado di sostituire o di riparare in caso ci fosse necessità in tempi brevissimi, non utilizziamo una struttura molto snella, molto efficiente e molto attenta al cliente. Il 2007 abbiamo finalmente finito la fase di sviluppo, abbiamo introdotto circa 300 scooter 300 veicoli sul mercato. Questi veicoli sono andati benissimo, i nostri clienti hanno riordinato, abbiamo un backlog di circa 1000 unità, contiamo di chiudere il 2008 con 3000 unità e quindi 20-25 milioni di fatturato. E poi per il 2009 e il 2010 crescere e arrivare entro 3 anni a fare 25.000 veicoli l'anno. Un riconoscimento da parte dei nostri clienti è il fatto che hanno indetto delle gare europee, le quali abbiamo vinto, e il nostro veicolo è riconosciuto, funziona meglio di un veicolo tradizionale per il tipo di applicazioni e ha dei costi inferiori. Abbiamo vinto queste gare che hanno significato degli ordini pluriennali, dei contratti pluriennali. C'è una diffidenza verso la tecnologia, verso un prodotto pulito. Per quanto c'è molta voglia di fare, c'è molta diffidenza. Abbiamo dovuto combattere questa diffidenza dimostrando che è un prodotto veramente perfetto e un'efficienza anche nell'after sale, nel customer service. Quindi è stata veramente molto dura. Oxygen è una clean technology company, siamo una società che produce veicoli a zero emissioni, utility vehicle per lavorare. È un momento molto favorevole per noi, col petrolio a 95 euro, un grosso interesse per le aziende tipo la nostra. Pensiamo di una quotazione in borsa, probabilmente in mercati inglese entro il 2008.